sono stati resi noti i dati operativi, insomma, della polizia in questo anno, c'è ancora molto da lavorare però. Beh, sicuramente, ogni anno lo affrontiamo con lo stesso spirito, con la stessa tenacia di quello precedente. Motto di questa giornata che può essere sintetizzata in che modo? Essere sempre presenti tra i cittadini e tra la gente, come abbiamo voluto testimoniare e come ho detto nel mio intervento, proprio per fare sentire la vicinanza della Polizia di Stato e di tutte le forze dell'ordine alla cittadinanza tutta. È stato un bilancio molto positivo, sia in termini di arresti di appartenenti alle associazioni mafiose, sia in termini di sequestri patrimoniali, sia soprattutto e anche nel controllo del territorio, che è un'attività importante perché, come dicevo, la presenza del capitale umano è fondamentale, oltre anche alle innovazioni tecnologiche. La scelta della città di Mazara, scusi, come mai la scelta della città di Mazara per questa manifestazione? Perché ho ritenuto che anche la provincia e le realtà della provincia, le cittadine e le città della provincia debbano avere questo piacere della presenza delle forze di polizia anche in occasione di una cerimonia come il nostro 165esimo anniversario. Un'attività che vi ha maggiormente soddisfatti è quella che ha presentato maggiori criticità nella sua attuazione e che vi ha impegnato maggiormente? Sicuramente il contrasto alle mafie e il sequestro dei beni, perché quello poi, insomma, è una dimostrazione di come siamo presenti sul territorio in una realtà difficile e complicata come quella della provincia di Trapani. Non c'è problemi, nascono chiaramente dal controllo del territorio, perché molte sono chiaramente le esigenze del cittadino, ma noi cerchiamo di far fronte, ripeto, sia con le innovazioni tecnologiche, ma speriamo con un maggiore potenziamento anche del capitale umano. Il sindaco di Mazara ha elogiato il lavoro della Polizia di Stato, ma ha manifestato anche una richiesta di maggiore presenza sul territorio. Come si può esaudire questa richiesta? Questo l'ho detto, cioè noi dobbiamo, con quello che abbiamo, stiamo facendo il massimo e stiamo al momento fronteggiando bene, ritengo. Anche Mazara del Vallo ci sta dando risultati importanti da questo punto di vista.